Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo ritornati con Clash Royale. È luna di notte, devo fare pianissimo. Oggi siamo qui per fare un po' di cose su Clash Royale. Andremo a scalare con questo deck che oramai è il mio deck, ragazzi, preferito, quello con cui andrò a scalare per adesso, ovvero il deck di Ciccio. Oramai me ne sono innamorato, ragazzi, da quando ho fatto quel video, anche prima in realtà già ci stavo pensando che questo era un deck fatto per me perché io diciamo che non sono tanto buona a difendere su Clash Royale, però ad attaccare, ragazzi, carico, carico, carico. È molto particolare pure questo deck, ovviamente, perché dà Elisir all'altro avversario, ricordiamo, però ha un attacco devastante, ragazzi. Poi lei fortissima, lui, vabbè, lasciamo perdere, poi gli altri ragazzi fanno da support. Mi hanno detto tantissimi che devo sostituirlo con la snowpalla, però devo migliorarla. Quindi per adesso, ragazzi, che ce l'ho a livello 11, uso lo Spirit Elder Fire e comunque il suo lo fa, se giocato bene. Oggi cosa andiamo a fare? Siamo in match point dal mio record stagionale, perché il mio record stagionale, ragazzi, se non sbaglio, è 5179. Quindi se vinciamo una partita, probabilmente andiamo in record stagionale e se non sbaglio, record di sempre. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione. Prima cosa che andiamo a fare prima di scalare, ragazzi, è aprire il baule cangiante, dove ci dovrebbe stare pure una leggendaria. Quindi attenzione, ragazzi. Io lo apro. Possiamo fare i cambi, ovviamente. Oro, buonissimo. Buonissimo questo. Sì. Ci può stare. Ci può stare, tanto possiamo cambiarlo. Ok, la leggendaria è la scintilla che non mi serve. Posso fare i cambi? Ok, allora, allora io proverei a cambiare questo. No, vorrei il dra no. Drago elettrico. Per la miseria, ragazzi, ne sta date tutte. Quanti ce l'abbiamo ancora? 4 ragazzi. Moschettiere, che non mi serve a niente, ragazzi. Ce l'abbiamo ancora 2 disponibili di cambi. Allora, mi vado a fare un cambio con l'epica, sperando che mi dia qualcosa di buono. Tornado. E vabbè, ovviamente cambio la leggendaria. Not bad. Comunque, quello che mi interessa, ragazzi, tutti qui, ragazzi, assolutamente, sì. Così possiamo migliorare le frecce a livello 11. Piano piano stiamo ingranando, piano piano stiamo ingranando, le monete ce l'ho. Ovviamente ragazzi sto facendo pure la war perché dà tantissime monete. E c'ho soltanto due, vabbè, lasciate perdere, ci devo ancora prendere la mano. Il torneo ragazzi lo andrò a giocare per conto mio, tanto non è che dà tutte queste grosse ricompense. Comunque ragazzi, ora io già so come sarà Clash Royale, molto probabilmente non lo faremo questa vittoria, però se succede ragazzi, ovviamente, mi raccomando, pollicione in su. Dai, Devin, Devin. Attenzione. Ok, livello 10. 2.6, non me lo dico. 2.6, complicatissimo. Il 2.6 è sempre super complicato. No, no, forse è il 2.8, quello con la Valchiria, moschettiera. Può darsi, cavaliere, scusate, non moschettiera. Allora, proviamo a fare una cosa del genere perché qua furio tutto. No. Vabbè, raga, c'è sempre. Lasciamo perdere, veramente sono indignato. Ok. Torre, torre. Torre assolutamente, noi recuperiamo Elisir. Ok, quelli deve difendere pure quello perché se no. Ok, difeso meglio che può. Ovviamente noi adesso andremo tutte per le tre, però mamma mia. Non succede, raga. Mamma mia, guardate là. No, raga, scusate. Non mi de, non me lo di. Non me lo di. No, non succede. Ok, però raga, veramente siamo in vantaggio, ma in una maniera bestiale. Vabbè, quello può andare pure a prendere hit, non è un problema, ragazzi. Tanto adesso noi carichiamo, gli facciamo un altro attacco. Tanto io adesso potrei giocarmele in frecce, però comunque poi ce la giochiamo. Spiritello del Fire. Quello deve essere elevato assolutamente, ragazzi. Ok,
Io ho vinto, ragazzi, quindi penso che siamo ufficialmente, ragazzi, in record stagionale. Non me lo aspettavo, vorrei gridare in questo momento, ma è luna di notte, quindi non posso. Ragazzi, che ve devo dire? Vediamo quanto abbiamo fatto. 5.195, a dire la verità. Ancora? Ancora? Oramai qua sto trovando tutte le stesse cose, ragazzi. Ok, io recupero di Sirro, quello tanto lo deve difendere, vediamo cosa ha. Probabilmente stregone elettrico, se ho capito il soggetto. No. Gran cavaliere pure qua, sicuro 100% secondo me. Sì, raga. Gran cavaliere pure qua, palese. No, c'è Crippio, ragazzi. Quello là fa male. Subito a tagliare quella strega. Furia, 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 furia di carneggio, furia di carneggio, furia di carneggio. Vai, vai, vai. Forse abbiamo fatto la torre. Sì, l'abbiamo fatta la torre. Sì, l'abbiamo fatta. Ok. Recupero di Sirra. Ovviamente lui sta sprecando tutte le risorse che gli sto dando difendendo inutilmente. E quando è così, ragazzi, vuol dire che il deck sta funzionando. Io provo a fare un'azzardata del genere. Magari, ragazzi, non lo so, ha surrendato. Mo' mi ci butta un... Ecco, lo sapevo. Però... Mannaggia, se quel draghetto elettrico avesse ittato pure gli scheletrini. Ok, siamo in vantaggio, però ora dobbiamo starci tanto calmi, perché io ho paura di quello che potrebbe avere lui. Io quello lo posso lasciare pure ittare. Non posso più lasciarlo ittare. Devo fare così. No, non volevo partisse, ecco. Io purtroppo là devo difendere, devo difendere, devo difendere. Ok, almeno non parte. Io da support per quel golem, adesso siamo in per due, lo posso mettere. Ovviamente vado in avanti, sì. Prima che gli do l'elisir, ok, va bene. Aiaiai, non abbiamo fatto grande danno. Adesso lui può fare una bella ripartenza. Non ho ancora capito che decca lui. Vabbè, la torre ce la fa, ma non è un problema. Ok, adesso ci dobbiamo stare molto attenti, che lui c'ha una buona ripartenza. Posso fare così, posso fare goliardicamente. Aiaiai, raga. Purtroppo non mi deve fare la torre, non me lo deve fare. Ma guardate quello lì. Ok. Ragazzi, devo cambiare strategia. Complicatissima pure questa, indubbiamente. Io adesso devo andare centrale. Devo fare tutto centrale praticamente. Così. Perché? Furia tutto. Vai così, così, così. Così, raga. Per forza, per forza, per forza. Per forza, ragazzi, per forza. Per forza. Subito. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ok. Perfetto. Furia tutto. Mannaggia, si sono splittati quelli, non è un problema. Sì. GG ragazzi, GG. GG. Ok, se quel drago infernale non avesse ittato quella torre in quel modo, sarebbe andato per le 3 e molto probabilmente avrei sbagliato. Sì, avrei sbagliato. Ok, ci siamo andati a prendere 5.000 di oro. Lo so che le partite di solito sono 3, ragazzi, ma io adesso sono... Comunque questo bei trofei me li voglio un po' godere. Quindi, ragazzi, il video finisce qui. Che è bello ricco di partite, bello ricco di contenuti. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Cliccate sulla campanellina. Noi ci vediamo con i prossimi video. Un saluto a tutti, alla prossima, ragazzi, e boom!